Allora, ragazzi, questo è un momento catartico. Quando prima nell'elenco che ho fatto degli ospiti che stanno per salire sul palco ho fatto il suo nome, mi hanno chiamato dalla regia e mi hanno detto: c'è questo commento in chat, stavo per andare in bagno, cazzo, ora me la tengo. Quando mi ha dato l'ok, ci ha dato l'ok per venire qui a Imola, Italia 5 Stelle, abbiamo fatto i salti di gioia, la ruota, il carpiato, i salti mortali. È una grande gioia, un immenso piacere presentarvi Flavio Oreglio. Grazie. Grazie. Grazie dell'applauso sulla fiducia, è molto carino da parte vostra. Facciamo una verifica tecnica in media sei unico, così come il pensiero di questi tempi. Pensiero unico per chi ha un unico neurone, è una roba spaventosa. Vediamo un po' se funziona tutto. Perfetto. Va, cazzo me ne frega, tanto non la uso. Allora, intanto io sono qui ed è un piacere per me essere qui, sia... ecco, perfetto, c'è anche il tifoso arrivato qui per sbaglio. Va bene, è una roba meravigliosa. Adesso sì. Sai quando si dice sei stato trombato immediatamente? Subito, pronti via. No, dicevo, questa cosa è importante, siamo qui per celebrare, io dicevo, cosa dirò? Ma la cosa che posso dire innanzitutto è che siamo qui per celebrare un miracolo, che è il miracolo della mobilitazione. Siete tantissimi, fate un applauso a voi stessi per essere qui, perché è una cosa bellissima. E guardate che non è un risultato da poco, cioè... Il Movimento 5 Stelle sta facendo questo, è riuscito a fare una cosa improponibile per un popolo come il popolo italiano, cioè sta mobilitando le persone, ma voi avete idea cosa vuol dire mobilitare il popolo italiano? Cioè un popolo di gente che per la cultura che ho dovuto subire in questi ultimi 30 anni, 40 anni, è un popolo di gente che fa già fatica a mettere insieme 10 persone al giovedì sera per fare la partita a calcetto. Perché c'è sempre qualcuno che trova una scusa, non può, non posso, ho da fare, sto a casa a guardare il Grande Fratello, queste robe qui, oppure la mia amorosa non vuole, ma porta anche lei, no? Porta anche la tua amorosa, perché il movimento ha bisogno di donne, la mobilitazione ha bisogno di donne, sono punti di vista diversi che devono assolutamente incrociarsi. Ma d'altronde il popolo italiano ha sempre sbagliato strategia. Guardate, noi abbiamo delle esperienze alle spalle che denotano questa cosa. Non so se vi ricordate la partita di calcio del 1994, finale dei mondiali Brasile-Italia, no? Quella fu un errore strategico che denota molto la testa del popolo italiano. Quando ci fu il rigore decisivo in quella partita, che vedeva davanti, c'erano 11 ragazzini in maglia azzurra con in testa più veline che neuroni che giocavano contro 11 uomini con la maglia verde oro, gente cresciuta nelle favelas, gente che aveva i bambini di Rio nel cuore e una voglia di rivincita strepitosa. Allora tu per battere una squadra come questa, quando c'è il rigore decisivo, devi mandare... Chi è che devi mandare? Cioè devi mandare un nazi skin incazzato a tirarlo quella roba lì, perché fare un gol contro i brasiliani voleva dire fare un gol contro le speranze dei bambini di Rio. Allora tu devi mandare un incrocio genetico fra Hitler, Attila e Gattuso a tirare un rigore di quel genere, no? Perché è così. E invece chi hanno mandato? Un buddista, Roberto Baggio, che sbagliò quel rigore. Ma sia chiara una cosa, che fu un errore strategico, perché Roberto Baggio non poteva sbagliare quel rigore. Sapete perché? Perché lui era, è e sempre sarà Roberto Baggio, e Roberto Baggio un rigore non lo sbaglia, decide di sbagliarlo nel nome della pace nel mondo. Questi sono gli errori strategici del popolo italiano. Abbiamo poche idee. E quando cerchiamo di applicare magari qualche idea degli altri, viene sempre fuori l'indole, no? Questa indole che qui viene contraddetta in questo contesto. Però, allora, tu dici, qui stiamo facendo un grande movimento, benissimo. L'alternativa era fare una rivoluzione. Ma idea cosa vuol dire fare una rivoluzione? Di idee non ne abbiamo.
applica le rivoluzioni degli altri all'Italia. Posso, puoi prendere spunto dalla rivoluzione francese? Qua, proviamo. Il 14 luglio del 1789 i francesi scendono nelle piazze di Parigi, nelle vie, ovunque, prendono la Bastiglia e liberano tutti. Prova a pensarlo in Italia. In un giorno imprecisato, non si sa quando, la gente di Milano esce, va nelle piazze, prende San Vittore, cazzo, sono già tutti fuori, ma che cazzo, e non puoi, cioè, è un delirio, capisci? Prova a pensare, allora fai il cambio strategico, la rivoluzione d'ottobre, la rivoluzione d'ottobre, subito serpeggiano le voci, non posso, c'è la castagnata, lascia perdere, via, cancella anche quello, proponi agli italiani la primavera di Praga, la scambiano per un panino dell'autogrill, questo è il livello. E allora cosa può restarti? La rivoluzione cubana? Ma potrebbe essere un'idea. Forse il momento più storico della rivoluzione cubana fu la baia dei porci. Questa è una buona idea. Perché qui da noi per i porci non c'è problema. È la baia che è un casino. Però sei così, non c'è niente da fare. Non ti resta che mettere in archivio l'idea di fare la rivoluzione e la strada maestra diventa questa. È così, però attenzione, perché nel muoversi, nell'andare in giro, nel cercare di mobilitare altre persone, noi dobbiamo sempre tenere presente due cose, avere questa consapevolezza. La prima consapevolezza è che a dispetto dell'enorme diffusione e dell'enorme grandezza dei mezzi di comunicazione, dobbiamo renderci conto che prima di tutto la gente, e qui è il problema, non comunica più. Questo è il problema. Voi costituite un po' un'eccezione. Però la realtà dei fatti è che se noi guardiamo, attenzione, la gente ha perso l'abitudine di ascoltare. Perché il processo della comunicazione è un processo molto preciso. C'è qualcuno che parla e c'è qualcuno che ascolta. E guardate bene, ho detto ascolta, non sente. Ascoltare è diverso dal sentire. E quando la gente non ascolta, non capisce il discorso, non capisce la domanda e risponde un'altra cosa. Ci sono degli esempi. Giravo per il centro di Milano l'altro giorno, ho chiesto, scusi, dov'è Via Dante? E uno mi fa, ah, non sono di qui. Ma chi cazzo ti ha chiesto di dove sei? No? Oppure, scusi, ad accendere? Non fumo. Ma chi ti ha chiesto se fumi? Ad accendere? Magari tu hai in tasca casualmente un accendino, anche se non fumi, l'hai trovato. Allora, ad accendere? Sì, no, barrare la casella che interessa. Guardate che anche per me, io sento questa cosa. Cioè, noi abbiamo questo problema, ce l'abbiamo tutti addosso, bisogna scrollarselo un po' di dosso, questa idea, no? Ed è una cosa incredibile, come, per esempio, io mi accorgo che comunico molto, per esempio, quando sono da solo. Comunico perché parlo con le cose, con gli oggetti. Lo facciamo tutti, e la mattina magari mi alzo, c'è la macchina fredda, non parte. Frr, 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 frr. Dai bella, su. Magari ti aspetti anche che ti risponda, no? Frr, frr, frr. Dai, non puoi piantarmi in asso proprio stamattina, dai, su. Frr, dai che sono già in ritardo. Frr, frr, frr. Guarda che ti porto dal meccanico. Frum, parte, perché il meccanico fa paura, la macchina. Un po' come il dottore per noi, capisci, col problema della sanità che c'è, anche la macchina ha lo stesso problema. E io con quest'auto tutte le mattine percorro lo stesso tratto di autostrada, da casello a casello 20 minuti, e quando arrivo al casello io parlo con la via card. La via card mi dice buongiorno, se il viaggio è andato bene dico buongiorno a lei e vado tutto contento. Se il viaggio non è andato bene, quando sento buongiorno dico ma vaffanculo e me ne vado tutto contento. Contento lo stesso perché ho mandato quel paese la via card. Quando ci sono state quelle nevicate terribili, da casello a casello, normalmente 20 minuti, ci ho messo 2 ore e 3 quarti. Sono arrivato al casello, ero incazzato come una bestia, ho sentito buongiorno, ma va a fanculo, ma vada a fanculo lei che tutto il giorno che sono qua, era il casellante. E a volte sbagli, è un attimo, capisci? Ma come mai? Ma come mai c'è questa, diciamo, non capacità di comunicare, di ascoltare? Perché si è persa? Perché a dispetto del fatto che si celebri nel mondo intero il culto, il mito dell'intelligenza, la realtà è che l'ignoranza regna sovrana. Questo è un problema, ed è il problema numero uno, l'ignoranza. E guardate che l'ignoranza è un qualche cosa, non è un insulto,
Ignorare vuol dire non sapere, questo è il problema, questo è il problema. E l'ignoranza è così. Guardate che noi abbiamo cioè, gente convinta che Jesolo sia uno dei sette nani, cioè abbiamo veramente delle cose impressionanti, cioè, alcuni convinti che la sedia elettrica sia un prodotto Rex, cioè l'acqua è tonica perché va in palestra. Gente convinta che il protocollo di Kyoto sia il seguito dell'ultimo samurai. Sono cose pesanti, sono cose incredibili. E proprio questo è il punto, perché l'ignoranza è una nebbiolina che ti impedisce di vedere. E questo è un gioco terribile, terrificante, che al cosiddetto potere fa molto comodo. Perché l'importante è che la gente non sappia, che la gente non capisca, perché si sa che quando la gente non capisce fa due cose. O vota o compera. Non ci sono vie di mezzo. La politica e l'economia emergono da questo piccolo pensiero, questa piccola osservazione. La politica in questi anni, no? In questi anni ci ha abituato a questo. Il politico dice, ah no, ma noi siamo come voi, no? L'hanno detto tutti, in questi anni lo dicevano tutti, però poi sviluppano un lessico molto particolare che tende invece ad allontanare. So, per esempio, stanno facendo una trattativa, non è che dicono faccio una trattativa, no? Stiamo aprendo un tavolo, ma che cazzo sei, l'IKEA? Cioè, cosa fai? Apri un tavolo, cosa stai facendo? E poi parole strane, difficili, che vengono utilizzate per non far comprendere, no? E io vi dico, diffidate di tutti i politici che parlano in latino e guardate sempre, prendete con le pinze tutte le parole che finiscono per referendum, quorum, mattarellum, porcellum, italicum. E chi mi dice che sotto sotto non voglia mettermelo in quel posto anche l'opossum? Arriva dietro con le sue zampettine, tic tic tic, cosa fai, cosa fai? E lui, ah scusi tanto, era una tantum. E vai così. Ma soprattutto l'economia. L'economia ha capito tutto. Qual è il punto di incontro tra l'economia e la gente? Questo termine volgare, la gente, no, non le persone, la gente. Il punto di incontro è il momento della pubblicità, no? Le pubblicità sono piene di parole che non si capiscono, perché appunto le persone tendono a seguire ciò che non comprendono. Io ho visto delle cose impressionanti, perché non mi potete dire che la casalinga media di 80 anni, per dire, va a comprare convinta perché ha capito e sa che cosa sono i grissini iposodici. Una volta c'era il dentifricio che aveva il fluoro, sì, però disponibile in forma ionica. Io ho visto una discussione in un supermercato, tre signore che discutevano con in mano il prodotto, una fa, ma che cos'è la forma ionica? E una fa, ah, sarà un dentifricio molto in voga dalle parti di Taranto. E l'altra, la più intelligente, oh, guarda che se c'è una forma ionica ci deve essere anche una forma dorica e una corinzia. E l'altra, oh, io lavarmi i denti con un capitello non ne ho voglia. Cose incredibili. Ho visto cose inenarrabili, questi occhi hanno visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Ho visto la pubblicità della crema alle nanosfere. Ma che cazzo sono le nanosfere? Sono le palle degli amici di Biancaneve. Questo, chiarire il concetto è tutto chiaro. Ma su tutto e su tutti credo di poter dire che campeggia oggi, campeggerà domani, sempiterna e in peritura, la crema che rispetta il pH della tua pelle. Un mio amico si è messo a piangere, mi ha detto, Flavio, non sapevo di avere quella malattia lì, il pH, ma sei un cretino, gli ho detto, sei un cretino. Ma informati, qui sta il punto, informati, consulta un libro di chimica. Il mio amico è andato a consultare il libro di chimica, ha trovato la voce pH, ed era tutto chiaro, pH, due punti, meno logaritmo della concentrazione degli idrogenioni. Il mio amico ha chiuso il libro e è andato a puttane.